Bentrovati da Salvatore e benvenuti nella piazzetta di Delta TV, nello spazio di investimenti e Basilea. Parliamo di debito pubblico. Che cos'è il debito pubblico? Come lo si può arginare? E lo facciamo con un ospite particolarmente importante, il preside Antonio Uricchio della seconda facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, nonché professore ordinario di diritto tributario. Preside Uricchio, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Preside Uricchio, ci può fare un po' lo stato dell'arte dell'attuale debito pubblico italiano? Quant'è, come magari è stato creato e nelle sue sfaccettature come è suddiviso? Il debito pubblico costituisce sicuramente uno dei problemi più delicati nella nostra condizione economica, che ci espone peraltro a forti critiche da parte della comunità internazionale ed europea. Il debito pubblico supera i 2.000 miliardi ed ha raggiunto proprio vette così elevate proprio negli ultimi anni. Abbiamo superato il 120% del PIL, molto lontani dai parametri di convergenza che la comunità europea ci aveva dato. Quindi un debito che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni e che continua a crescere nonostante una pressione fiscale tra le più elevate d'Europa e in realtà anche una spesa pubblica che continua a crescere. Preside Uricchio, ma quali sono gli elementi o qual è una delle cause principali che fa aumentare il nostro debito pubblico? Perché non si riesce ad arginarlo. Lei dice giustamente che il debito pubblico aumenta. La spesa pubblica continua a crescere, come dicevo prima, nonostante molti tagli alla spesa sociale, alla spesa per l'istruzione, per la cultura. E continua a crescere perché cresce una voce significativa della spesa pubblica che è la spesa per interessi. Il debito pubblico genera se stesso nel momento in cui viene collocato sul mercato a tassi di interesse sempre più elevati. Oggi sentiamo parlare quotidianamente di spread, di difficoltà anche nel collocamento sul mercato del debito pubblico, la necessità anche di elevare i tassi di interesse. Beh, i tassi di interesse incidono notevolmente sul debito pubblico, così come una spesa pubblica incontrollabile, che non è solo la spesa pubblica delle voci tradizionali dell'erario pubblico, ma delle miriade di società pubbliche che comunque operano e che continuano a generare spesa pubblica addizionale. Preside Uricchio, facciamo un po' una situazione. Siamo in un momento particolarmente restrittivo del mercato. Qualche anno fa è partita una crisi del settore finanziario che si è trasmessa in quella del mondo reale. Da più parti ci si rende conto che questo Stato, il nostro, ma è anche una situazione europea, non può più far fronte a tanti servizi, a tante esigenze del cittadino. Quindi resta sempre questo macigno del debito pubblico. Come comportarsi in una situazione del genere, a suo modo di pensare? Occorre intervenire sicuramente sulla composizione, sulla struttura del debito pubblico e, come dicevo prima, soprattutto su una voce del debito pubblico che è quella degli interessi, oltre che naturalmente sulla spesa pubblica improduttiva che è comunque presente all'interno dei diversi ambiti. Tagliare i costi della politica è senz'altro necessario e imprescindibile, ma tagliare anche spese improduttive diventa ugualmente significativo. Intervenire poi sugli interessi significa anche ripensare alla struttura del debito pubblico. Attualmente la metà del debito pubblico interno, l'altra metà è in mano a investitori stranieri ed internazionali, molto spesso alla speculazione finanziaria internazionale, che evidentemente muove anche, agisce sui tassi di interesse proprio per poter trarre maggior lucro possibile. Allora, internalizzare il debito può essere una strada da percorrere, evidentemente non interamente per le dimensioni che assume, ma può significare anche riuscire a contenere la spesa pubblica per interessi. Preside Uricchio, mi pare di comprendere comunque che dalle ultime aste, ma è un fatto storico, il risparmiatore o l'investitore italiano comunque assorbe tranquillamente il debito pubblico italiano, quindi può darsi che questa strada possa essere tranquillamente percorsa. Le faccio una domanda provocatoria. Si incomincia a sentire da qualche parte parlare di prestito forzoso. Ci può spiegare cos'è il prestito forzoso? Il prestito forzoso è una prestazione imposta
che viene quindi regolamentata sulla base di apposite disposizioni normative, in forza delle quali i risparmiatori privati, evidentemente interni, sono obbligati a pagare a titolo appunto di prestito delle somme all'erario. È molto diversa la struttura del prestito forzoso rispetto ad un'imposta, perché l'imposta è un prelievo ablatorio, si paga senza poi vedersi restituire la somma. Il prestito forzoso è un prestito che pure nasce da un assetto di tipo coattivo, ma comunque viene restituito, un prestito redimibile, e quindi a distanza di un certo arco di tempo stabilito con apposite normative, la somma viene ripagata, magari con un interesse contenuto che la stessa legislazione stabilisce. Rispetto ad un prelievo secco, il prestito forzoso ha sicuramente dei vantaggi, la somma appunto viene restituita e soprattutto un prestito forzoso genera meno effetti recessivi rispetto ad un prelievo di tipo ablatorio. Presidente Euricchio, su questo argomento desideri farle qualche altra domanda, ovviamente a beneficio dei telespettatori che seguono Investimenti e Basilea. Vediamo un po' con un esempio pratico. Dal punto di vista operativo, un'imposta ti sottrae del denaro, mentre qui mi pare di comprendere che comunque lo Stato obblighi un qualcuno, un suo cittadino, a effettuare la sottoscrizione di una parte del debito pubblico a fronte di un interesse. Ci può spiegare meglio il meccanismo? Certamente, il modello del prestito forzoso realizza proprio questa finalità. Una parte del risparmio viene forzosamente orientata nei confronti dei titoli del debito pubblico. Si può anche pensare a delle forme di garanzia. Il patrimonio pubblico nel nostro Paese è in grado di costituire una idonea garanzia per qualunque creditore, ma attraverso la previsione di modelli forzosi di debito si può limitare lo spread, si può ridurre l'interesse ed evitare che il nostro Paese sia alla mercé di speculatori finanziari internazionali. Una domanda per confrontare un po' le varie situazioni spontanee, nel senso quali sono i vantaggi che presenta un prestito forzoso rispetto a una tassa di tipo patrimoniale, come molto spesso si sente dire qui in giro? Negli ultimi tempi l'ipotesi di imposizione patrimoniale è stata ampiamente dibattuta, è stato oggetto di proposte da parte anche di diverse forze politiche. Non dobbiamo dimenticare che la metà del patrimonio privato è rappresentata da immobili ed è già largamente tassata attraverso l'ICI e attraverso l'IMU di nuova istituzione. L'altra parte è costituita da patrimonio mobiliare e da patrimonio finanziario. Se parte del patrimonio finanziario viene investita attraverso modelli di prestito forzoso, si potrebbe evitare un'imposizione patrimoniale che potrebbe avere effetti devastanti rispetto ai mercati finanziari nazionali, interni e sotto il profilo anche della concorrenza tra stati in materia di investimenti finanziari. Presidente Euricchio, facendo una considerazione personale, quello di cui abbiamo parlato oggi è un argomento forte, cioè proporre un prestito forzoso ai cittadini italiani potrebbe essere, diciamo, un discorso particolarmente forzoso, ripeto. Ma ci sono esempi nella storia o può fare un riferimento di un prestito forzoso a riguardo? La storia più recente non conosce modelli di prestito forzoso, ma devo dire la verità, anche nel nostro Paese la tassazione patrimoniale è fortemente limitata, anche la nostra esperienza storica non ne conosce. In passato abbiamo avuto invece utilizzazioni anche abbastanza spinte, ma in alcuni casi i prestiti forzosi sono stati redimibili, cioè la somma veniva acquisita senza dover essere restituita. Qualora invece fossero introdotti modelli di prestito forzoso redimibile, ci sarebbero sicuramente maggiori vantaggi e soprattutto il mercato finanziario non risulterebbe sconvolto da una previsione così forte come appunto l'irredimibilità del prestito. Bene, siamo in chiusura di questa puntata. Presidente Euricchio, vuole aggiungere qualcos'altro? No, io ringrazio per avermi dato la possibilità anche di discutere su questi temi che credo debbano impegnare anche il dibattito politico nei prossimi anni. Bene, ci sono dei progetti futuri? Abbiamo ancora un po' di tempo? Certamente, io credo che la crisi finanziaria che ha investito il nostro Paese meriti e necessiti delle risposte, che non possono essere soltanto l'innalzamento di una pressione fiscale che già nel nostro Paese è particolarmente alta. La pressione fiscale
troppo elevata spinge a delocalizzare le produzioni, deprime le attività economiche e innesca pericolose anche spirali recessive. Occorre uscire da questa spirale attraverso soluzioni coraggiose. E credo il tema di cui abbiamo parlato, unitamente a quello del federalismo, che costituisce una prospettiva importante, debba essere oggetto di approfondimenti. Bene, è tutto per questa puntata dedicata al debito pubblico. Ringrazio l'ospite con cui ne abbiamo discusso, il preside della seconda facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, il professor Antonio Rico, che è anche docente ordinario di diritto tributario. Come sempre, se vuoi essere protagonista della finanza, dell'economia, dei mercati, soprattutto per un futuro finanziariamente indipendente, ti aspetto alla prossima puntata di Investimenti e Basilea.